Prego, procuratore generale. No, Presidente, è arrivata quella certificazione medica che viene richiamata da Bruzzese nella sua missiva. Come ricorderà, c'era una riserva su questo. Effettivamente il 14 dicembre 2022 Bruzzese ha chiesto l'intervento del 118 ed è stato sottoposto ad una serie di accertamenti, tra cui anche un elettrocardiogramma per lo stato ansioso che viveva. Ho fatto vedere agli avvocati. Io ritengo si possa acquisire con il consenso, se non c'è il consenso ovviamente ci rimettiamo alle valutazioni della Corte. Allora, i difensori sulla richiesta di acquisizione formulata dal Procuratore Generale. Presidente, è una certificazione medica, per cui non è semplice. Quindi non si oppongono alle acquisizioni, l'Avvocato Aloisio? Sì, Presidente, non è che c'è un'opposizione, è che effettivamente non si capisce nulla, è una fotocopia dove c'è difficoltà proprio a capire il tipo di accertamento sanitario che è stato effettuato. Vedo un elettrocardiogramma, vedo che c'è scritto appena Girolamo Bruzzese, ma oltre questo insomma non riesco neanche a capire se la data c'è, ma non si riesce a capire se effettivamente è stato riscontrato questo stato ansioso, insomma quello che è stato riscontrato rispetto... cioè un discorso è entrare... Vabbè, prego. Sì, Presidente, c'è un discorso di andare presso il pronto soccorso e quindi fare degli accertamenti perché qualcuno lo richiede, cioè si sente male, un discorso è verificare se effettivamente sta male. Da lì non si capisce assolutamente nulla, cioè non viene accertato uno stato ansioso. No, la produzione, avvocato, solo per aiutare, diciamo, sì. Non vuole dimostrare questo, vuole soltanto attestare che c'è stato un intervento, basta. Vabbè, prendo atto di quello che avete rappresentato, la Corte acquisisce la certificazione oggi prodotta dal procuratore generale. Sì. Fermo restando la valutazione della Corte in relazione a tale documento. Va bene. Allora, chiedevo se gli imputati domandano di avere per ultimo la parola, chiaramente limitatamente alla fase in cui ci troviamo. Prego. Presidente. Posso? Sì, chi è che parla? Da quale Giuseppe Graviano. Sì. Giuseppe Graviano, nato il 109-63 Palermo. Prego. Grazie. Buona giornata a tutti. Allora, nella replica ho ascoltato che quando il signor... mi sto riferendo alla dichiarazione di Gianchina riguardante... riguardante il Golden Market, il processo diciamo cosiddetto aggiustato. Allora, quando Gianchina ha riferito che quando si è recato a Bova è stata data la risposta che per Giuseppe e per Filippo non c'era niente da fare, per Benedetto si poteva fare qualcosa. Filippo, Golden Market, allora l'unico processo che siamo stati tutti e tre fratelli imputati è il Golden Market e Tempesta, ma Tempesta ci sono state le assoluzioni in primo grado, quindi non è andato nemmeno in appello. E Filippo, per quanto riguarda il Golden Market, era stato già assolto in primo grado, motivando perché Giovanni Giacomo accusava di un'esecuzione emessa effettuata da me, mio fratello Filippo e da lui nel 1986. Siccome mio fratello Filippo è stato arrestato nel 1985 agosto, il 20 agosto, scarcerato nel 90, la Corte ha assolto a me, a lui e al collaboratore di giustizia. Filippo era rimasto solamente per l'episodio Termobrocchi, che aveva avuto una condanna di 8 anni, scusate. Ma siccome Giovanni Giacomo, oggi accusare me e mio fratello, accusava anche di Filippo Emanuele, collaboratore di giustizia, il quale ha riferito, c'era la dichiarazione in appello, non l'hanno fatto entrare, però poi Cassazione, anche se è una motivazione di rinvio del processo, motivando e riferendo il signor di Filippo Emanuele che lui non aveva partecipato mai a questa preparazione, si riferiva a un ordigno. Quindi questa è tutta l'accusa che aveva Filippo e poi è stato assolto. Poi sempre Gianchina
riferisce il discorso dei telefonini, ma questa dei telefonini è stata svendita più volte. Innanzitutto lui stesso, allora, io quando sono stato arrestato il 27 gennaio non sono stato arrestato direttamente, ma sono stato pedinato quel giorno con i collaboratori di giustizia assieme a, successivamente, il collaboratore di giustizia Spadaro Salvatore e D'Agostino Giuseppe con le rispettive moglie. Noi dalla mattina siamo stati a pranzo in un ristorante, tutto il pomeriggio abbiamo fatto passeggiate, shopping, acquisti, io ho provato anche vestiti, abbiamo queste. Quindi se io avessi avuto un telefonino o qualche cosa l'avrei poggiato al ristorante in qualche posto. Invece sia D'Agostino che il cognato Salvatore Spadaro vi dice che non hanno visto telefonino. Quindi poi Canchina che cosa riferisce? Io ripeto sempre la stessa cosa, che noi eravamo latitanti al nord del 91, lo dicono tutti gli investigatori che hanno indagato sulla nostra latitanza. Ogni tanto scendevano le rispettive mogli, mia cognata, ma mia moglie non scendeva già da maggio 93, e questo lo si evince di quello che dice D'Agostino quando arriva a Milano, che io ho detto a mia moglie che gli consegna la lettera: sei scesa a maggio, io non scendo, se tu scendi non sale più, non salirai più. E invece mia cognata ogni tanto scendeva da sua mamma. E Cianchina vi ha detto che l'accompagnava con il treno. Io più volte ho detto: è sufficiente controllare gli orari del treno, se c'è stata questa telefonata sarà nell'orario che il treno va. Siccome si parla di dicembre, quindi eravamo ad Abano Terme, il treno va da Palermo a Milano, che partiva circa le 16 e arrivava l'indomani mattina a Milano. Basta guardare gli orari, è sufficiente questo per verificare gli orari. Poi, e Cianchina che vi ha detto che una volta accompagnata mia cognata Francesca con il treno, vagone letto, mia cognata la camera per i fatti suoi e lui la camera per i fatti suoi, arrivata a Milano l'ha lasciata e non sa niente. Perché non sa niente? Perché da fine del 91 in poi io a Cianchina ve l'ho spiegato, non ho più confidenza, però lui faceva delle, per non farlo impazzire, diciamo, a cominciare a fantasticare, si accompagnava mia cognata, così, ma non, incontri con me non ne ha avuto mai più. Sempre riguardando i Golden Market, il signor Spatuzza che dice che sono state pagate, qua cambiamo di nuovo posto, sono state pagate due cianci il signore Benomaldo, diciamo, per la Cassazione, per pagare per la Cassazione. Però lui stesso che dice che il giorno che era 8:30, l'ultimo giorno dell'udienza, io ho suggerito a lui di farsi stracciare dal processo. E la Corte l'ha stracciato e poi lui è stato assolto. Quindi la motivazione che il processo nel quale ero imputato io con tutti gli altri avviene il rinvio della Cassazione è per la sua assoluzione. Che poi lui su questo legge il giornale è sempre al solito fare i suoi, ha detto che ma questo processo è stato diviso in Agata Mariano più 59, che non risponde a verità. Agata Mariano più 59, i miei fratelli non erano coimputati, ma erano coimputati io solo, e le assoluzioni le ho avute in primo grado. Poi Agata è arrivato a marzo 93 e il Golden Market febbraio, 2 febbraio del 94, quindi non so. E poi lui sa che l'altro troncone è stato il processo adesso che è Tempesta, che eravamo più di 100 persone, quindi se vuoi te le Golden Market, sono cose che non rispondo alla retta. Poi a Palermo l'altro giorno, nel settembre scorso, ha riferito che il suo processo, che lo straccio è stato rifatto a Trapani perché c'era il signor Mariano Agata. Questo lui perché va cercando sempre di far ritrovare un anello contatto tra noi e i signori Pedomalle. E anche questo risponde a una bugia, perché quando noi andiamo a riscontrare le dichiarazioni di Spatuzzi, che lui ci dà qualche punto, vediamo che non risponde a verità. Sono fatti non veritieri.
Perché lui ha detto che il suo processo è stato fatto a Trapani perché c'era il signor Mariano Cadelli, invece il suo processo è stato fatto a Palermo, perché non è male, se un processo viene cacciato a Palermo, se lo fa a Palermo, se fosse di pensione si andava verso Caltanissetta, no? Verso Trapani. Poi ho sentito dire che Spatuzza, Graviano ha il pallino a Spatuzza, cerca di riscontrarlo, di sventirlo. Graviano non ha niente da sventire, sono le dichiarazioni che fa lui che si sventisce lui stesso di quello che dice. L'altra volta le ho riferite alla corte e non ci ritorno su questo, ma lui continua ad accusarmi degli omicidi, io in tutti i processi nei quali lui mi accusa di qualche cosa, io sono coimputato con lui, io sono stato assolto come riferente ai omicidi di... Allora, scusate, poc'anzi, il processo di mio fratello, quello che ha avuto 8 anni in Golden Market, lo trovate in Golden Market nel 1999, ed è l'episodio Temmo Brocchi, l'unico che mio fratello è imputato. E lui, tutte le volte che noi abbiamo fatto processi, io sono stato assolto tutti. Come ad esempio tutte le persone riferite in riferimento che a condono, non solo sono stato assolto, lui continua ancora ad accusarmi, cioè a calunniarmi, perché se voi vedete il Golden Market del 2001, che dovrebbe essere anche acquisita, a pagina 59 si parla del duplice omicidio Mandalà, la corte d'appello, la Cassazione l'ha confermato, riferisce che questi episodi sono stati commessi da Condono, il quale da collaboratore di giustizia scendeva a Palermo ad uccidere delle persone. Questo lo troverete scritto in sentenza. Sempre che riferisce il dottor Genchi, riferisce sempre tutta la vicenda Condono che scendeva a Palermo a commettere omicidi e tutte queste cose, fra cui tutti quelli che sono successi 87, 88, e la storia di mio papà, che poi si parla, io ho sentito dire, Giuseppe Graviano, se dice qualche cosa scopriamo la verità. Giuseppe Graviano vi ha messo le possibilità di voi indagare e andare a trovare la realtà, vi ha detto indagate sull'episodio di mio papà, la morte di mio papà, e sul mio arresto, perché l'episodio di mio papà non lo dico solo io, il dottor Alberto Di Pisa, che è stato condannato, quando è stato condannato in primo grado, che riferiva questa storia di Condono e compagni che scendevano a commettere omicidi, ha detto, questo è tutto, lo troverete tutto, basta cercare le cose, ha detto mi hanno condannato, ovvero mi hanno condannato lui stesso, il dottor Alberto Di Pisa, che faceva parte della procura di Palermo, per salvare e annovera tutte le persone che sono state salvate, ma nessuno indaga su queste persone, che poi successivamente il dottore Alberto Di Pisa è stato assolto, quindi ha riferito la verità su quello che aveva detto. E poi io l'ho fatto presente anche all'avvocato Ingroia, quando era procuratore, lui il processo di mio papà è rimasto 108 anni nei cassetti, e lui dice no, ma io non ero il capo che potevo decidere quale processo fare, ma se il capo sta facendo un errore, sto mettendo e sto mistando delle cose importanti, lui aveva qualche organo da avvisare, a dire ma perché il processo di Michele Graviano rimane chiuso nei cassetti e non andiamo a indagare su questa situazione. Oppure io, riguardando all'imprenditore del nord, io ho sempre riferito che i miei contatti erano solamente per i soldi che aveva consegnato mio nonno, e ho detto tutte le date e tutte queste cose. E questo è stato riscontrato pochi giorni fa, penso di averla, tutti l'abbiamo appreso, quello che dice i mezzi di informazione, la procura di Firenze ha riscontrato quello che ho detto io. E poi, perché è che non si vuole indagare. Quando io sono stato arrestato in caserma e chiedo di fare la telefonata ai familiari, quando comincio a parlare ai miei familiari e dico che sono stato arrestato, io ricevo la risposta dei miei familiari, dice lo sappiamo già, è spuntata la scritta in un'emittente televisiva,
che avevano attestato i fratelli Graviano, Felipe e Giuseppe. Allora io dico a mio fratello: avvicina e vieni a salutare la mamma e i miei familiari, che già loro lo sapevano perché l'avevano appreso alla televisione, ma i carabinieri non lo sapevano, perché qualcuno che è stato a farmi arrestare ha indicato, lo troverete lì. I carabinieri sapevano che ero solo io e altre persone non sapevano chi era, ma chi è andato a controllare quando c'è stata l'arresto e ha passato poi la notizia all'emittente, dice no, sono tutti e due fratelli. E questa è una cosa. Oppure il dottor Pennino parla, scusa, finendo la storia dell'episodio di mio padre, poi questi, che è stato accettato anche dalla procura, si sono rifugiati in Calabria. Quindi mio padre viene ucciso, io ho 18 anni e poi io, cioè, vado, divento amico dei calabresi, di chi ha dato ospitalità a chi ha ucciso mio padre. Ma quando un ragazzo viene tolto il padre a 18 anni, che è la figura più importante, penso che, cioè, se avessi io fatto una cosa di questa, mi sarei meglio morire, mi sarei ucciso, no? Che mi vendevo mio padre, che per me era tutto. E io ho cresciuto nei primi 18 anni nella serenità, nell'allegria, perché a casa mia c'era buona armonia sempre con tutti questi. Oppure io, cioè, mi va, io, oppure il discorso che Condono scendeva a fare omicidi, Genchi lo dice anche riguardante l'omicidio Donò, il barone D'Onofrio Antonio. Andate a vedere che cosa ha detto Genchi su questo processo, che cosa c'era. Gli stessi nominativi che dice un dottor Alberto De Pisa erano queste persone, lo stesso, assieme a Buscetta, siamo nell'89, assieme a Buscetta erano tutte a casa di D'Onofrio, di un barone D'Onofrio. Nel frattempo il barone D'Onofrio è stato ucciso a Ciaculle, che purtroppo ce l'ho incontrato io questo fatto, e è stato ucciso. Oppure il dottor Pennini ha detto che quando è morto il dottor e quando è morto il signor Bontade, 1981, l'ha chiamato il signor Stefano Bontade, voglio dire, quando prima di morire l'ha chiamato e gli ha detto, dice, senta, adesso tuo zio è morto e te la sbrighi tu con i signori calabresi. Benissimo, signor dottor Pennini, adesso l'avvocato Loisio ti ha accettato, è morto nel 2005, 24 anni dopo di quello che dice Pennini. E Pennino lo sa che suo zio è morto nel 2005, ma anche se non sapesse che è morto nel 2005, sa che lui inizia a collaborare, viene arrestato nel 94, sa che nell'81 era vivo, nell'82, nel 90, 91, 94 era vivo suo zio. Quindi mente completamente, non solo mente su questo fatto, mente pure che non si trova Pennini. Io vi ho detto che i miei familiari l'hanno incontrata a Roma assieme alla scorta, poi e non si trovava. No, non è possibile, ascolta, come ascolta, gliel'ha presentato, dice, questo è un poliziotto che mi scorta e se ha bisogno, e ha sentito hanno dovuto fare una relazione, oppure è stata occultata anche questa. E poi non si giova, poi si rintraccia e non ragiona più. Invece fatelo venire, che ce lo faccio io domandare sia a lui che al signor senatore, e vi faccio vedere quante cose si scoprono, emergono. Ma io ve l'ho sempre detto, è che si parla che abbiamo i migliori investigatori, mi fa piacere, però se siano sempre i misteri in Italia, in un processo da quant'ha, 50 anni, 100 anni, a partire dai carabinieri, la realtà non si sa mai, ma perché non si vuole sapere, perché c'è paura a far dire la realtà, perché c'è paura a smentire quello che è stato fatto prima. Io vi ho dato tutti i mezzi, l'avete, andate a controllare quando è partita la telefonata dei carabinieri, quando dalla caserma dei carabinieri e da parte mia, e quando è uscita la scritta, che è uscita prima la scritta della telefonata. Allora, poi il signor Gioacchino Pennino, buonanimo ormai, è morto nel 2005, che ci voleva andare a uscire un certificato di morte, che lo potete fare in qualsiasi momento, in qualsiasi. Oppure si parla che noi abbiamo i contatti con i signori Piromalle, mio nonno, società, mio padre, sono tutte chiacchiere, che nemmeno mi ricordo come si chiamava questo collaboratore catanese. Non mi ricordo, che
sono tutte chiacchiere, oppure che mio fratello avesse raccontato qualche cosa a questo collaboratore. Mio fratello è stato intercettato come me. Vedete che cosa funziona mio fratello? Io almeno parlavo di processi. Di processi io parlavo. Mio fratello nemmeno parla di processi. Perché quello quando è, gli dovete dare solo studio e queste cose. E allora io chiedo, visto che ci sono state queste società e i miei parenti non avevano motivo di indexare ad ACI perché potevano dichiarare abbastanza sia mio papà sia mio nonno, andate a vedere se c'è una bolla, se c'è, non lo so, qualche trasporto, se dovrebbe essere una telefonata, qualche, non c'è niente, perché noi i signori Pironale non li conosciamo, io li ho conosciuti in carcere e come vi ha detto Puzzolo, Antonino, si sono lamentati che noi non stringevamo la mano quando scendevamo a passeggio e dicevamo buona giornata a tutti, vedete che rispetto che c'era nel loro confronto. Poi si parla che io ho troncato le... Poi questo sul rapporto fra noi e il signor Pedromano, quello può dire tutti i collaboratori di giustizia, Giacomo Giovanni che sapeva tutto di quello che io facevo, cioè era sempre vicino a me, lo dice lui, eravamo come i fratelli, oppure De Gallo, tutti i collaboratori di giustizia, i marchesi, tutto, loro mi possono dire tutte queste cose, se noi avremmo avuto mai il rapporto di questo. Signor Presidente, io ringrazio a tutti, vi dico che se voleste scoprire la realtà, io ho dato i punti dove andare a cercare, ascoltate il dottor De Pisa, andate a vedere tutte le cose, quindi si scoprirà tutto, si scoprirà la realtà dei stranieri, non che ogni volta graviamo, io ieri, si parla che la sentenza di primo grado ha fatto questo, io ieri sono stato assolto in un processo ad Ancona. In primo grado avevano scritto di tutto su di me, di tutto. Fortunatamente ho avuto una corte che gli ho detto per gentilezza ascoltatemi, che sono stato ascoltato, sono stato fatto le indagini, sono venuto a febbraio, nei primi di febbraio i giudici di Roma hanno prelevato il campione biologico della mia persona, hanno fatto DNA, impronte, tutto. E i rischi hanno riferito Graviano non c'entra niente in questa situazione, vedete che ci sono già profili genetici che appartengono ad altre persone, queste altre persone sono le forze dell'ordine, non Giuseppe Graviano che è stato scritto di tutti in sentenza di primo grado. Ieri un procuratore ha chiesto prima la soluzione e poi la corte pure, rimettendo agli atti alla procura per andare a indagare di chi sono quei profili genetici. Quando si dice la sentenza di primo grado, ha detto la sentenza di primo grado, guardate, parola rigo per rigo, che non risponde a realtà, le mie intercettazioni sono chiare, che là si parla di Bolivia, che poi non c'è bisogno di sentire la parola Bolivia, Bolivia, ma si parla che quel signore si trovava in quella zona, si parla che, come faccio io a dire le tale nelle mani, Bolivia, c'è anche il video che si fa che lo scherzo, oppure il discorso dei Calabria, sono stati in Calabria e che sono sfuggito alle forze dell'ordine. Ma se si parla di piano battaglia, andare a sciare, che c'entra a Vinicolvo, io non penso che, scusa, Calabria, invece di campagna l'hanno già scritto Calabria, sono state trascritte male, io se, come ho detto più volte all'avvocato Aloisa, avvocato, facciamo le trascrizioni noi e le faccio vedere, lui tante le ha ascoltate dove abbiamo avuto la possibilità di ascoltarle e risponde a quello che dico io. Andate a ascoltare pure voi queste cose, vedete che non risponde a niente, oppure io dico le tale nella mano, c'è una cugina che ha detto Spatuzza che è stato sbendito, perché Spatuzza quando vai in processo io sono chiamato a testimoniare come è successo il processo per Luce o il processo di Marcello Tutino, sono state assolte, addirittura l'accusava per assedio di via Palestro perché non rispondono alle sentenze che ci sono state sulle sedie del 93, non rispondono più perché mettono a un signore che è quello che ha premuto la stessa notte nel giro di 10 minuti, azionato le micce,
ha acceso le micce sia in via Palestro sia a Roma come se fosse un bequedore. È stato scritto questo. Lui dice: no, non c'entra niente, è stato Marcello Totino. Io sono stato al processo, ma poi adesso, perché io li seguo questi processi, perché sono interrogato spesse volte, io li seguo dalle procure che stanno indagando, io li seguo. È tutto acconciato, lì ci sono delle donne, cose che non rispondono a verità. Non so quindi se un giorno queste sentenze debbano essere revisionate e riscritte di nuovo tutto. Io ringrazio la Corte e ringrazio a tutti di avermi dato la parola. Buona giornata e buon proseguimento a tutti. Grazie. Signor Filippone, vuole fa domanda di parlare? Mi pare di no. Buongiorno signor Presidente. Buongiorno. Chiedo scusa signor Presidente che non ho voce di poter parlare chiaro. E oltretutto poi io sono una persona che ho fatto la terza elementare. Se faccio qualche errore vi chiedo scusa e perdono, perché non lo faccio perché non ho esperienza di certe cose. Però certe cose le voglio dire perché prima cosa mi senti innocente, chiedo perdono. Comincio di quando mi hanno fatto l'arresto il signor dottor Lombardo, mi ha interrogato e mi ha fatto delle domande, mi ha detto se conosco il signor Gaviano. Io gli ho risposto, non solo venire la persona a dirmi se conosco Gaviano, gli ho detto che viene qualche persona a dirmi se mi hanno visto qualche volta che ho parlato con un siciliano. Non ho avuto mai l'onore di poter conoscere un siciliano a parlare, non con il signore qua che l'ho visto caso lì, che non ho mai visto, mai presente. Ed è una, mi ha fatto delle domande. Se sono stato al Sayonara, io non sapevo manco che significa Sayonara, non sapevo manco neanche dove esiste. E poi mi ha parlato di Sayonara nel villaggio così. Ci sono mai stato. Poi c'era il signor pentito di Cosenza Francopino che ha fatto delle domande a tante famiglie che io non conoscevo e non so chi erano e chi non erano. Allora gli ha fatto nome di tutti e dice che c'erano 30 persone che si sono riunite lì. Il signor dottor Lombardo gli ha fatto delle domande, gli ha detto perché vi siete riuniti a Strui il villaggio qua con i palermitani, non sapevamo cosa vogliono. E cosa volevano? Gli hanno detto se gli possiamo dare una mano per agire sui magistrati. Lui gli fa, e i calabresi cosa hanno risposto? Che a loro queste cose non gli interessano. Quando è venuto alla fine gli fa, non è che ti sei dimenticata qualche persona che era vicina a questi paesi che molto non ricordi? E lui gli ha risposto, no, quelle che ci hanno detto. Quando era alla fine gli fa, conosci Filippone? E lui gli risponde e gli dice no, non conosco Filippone. Come non conosce Filippone? Se qua nel questo corso documento qua nell'anno, ma non ricordo bene l'anno era, ha detto che conosce Filippone. Lui ha esitato a rispondere e poi gli ha detto, vuol dire che sei iscritto, l'ho detto. E come lo conosci? L'ho sentito nominare un disturbatore. Ma se è vero e non è vero, che cosa ho commesso io a questo disturbatore? Ed è questo. Poi quando torniamo al discorso questo qua, perché poi non mi ricordo tante cose che precedente, non mi perdonate. Poi mi fa delle domande. Anzi, io gli ho domandato a lui, signor dottore, ci sono Lombardo. Vi faccio una domanda, ci sente giusto che praticamente me la devo dire. Quando uno va a un colloquio, va in carcere a fare un colloquio, cioè, viene registrato o no? E dice certo. E perché ci se non va a vedere se io sono andato qualche volta a fare un colloquio a mio nipote? Perché noi i miei figli, né i miei cognati, nessuno, perché ha fatto l'azione che a noi queste cose non ci sta bene. E non siamo andati mai nessuno a trovarlo. Mai la telefonata, io abitavo a 70 km, Presidente, io sapevo che fa questo ragazzo qua. Io ho lavorato 40 anni in un'azienda del signore Travia Giovanni da Reggio Calabria, io mi sono pensionato con 40 anni di iscrizione, se io stia lavorando con mia moglie che è morta nel carcere e non l'ho potuto vedere fino ad oggi.
e fu questa. Quando concerne il signor Villane, che dice che si sono riunite 30 persone a dare una dota, non so come chiamarlo, se la santa, non santi, madonne, gli fa il dottor Lombardo, quante persone eravate? Circa 30 persone. Conosce qualcuno? No, non conosco nessuno. Gli fa il dottor Lombardo. E Filippone c'era? Ah sì, sì, Filippone c'era. Con prima dice che non conosce nessuno e conosce solo me che te l'ha detto lui. Oltre a questo, il mio legale ha preso la parola e gli ha detto, signor Presidente, posso? E gli dice, va bene, si scusi, lei quando ha ricevuto quello che dice lei, cosa ho fatto? Se ne sono andati via o siete andati a cacciofarsi a mangiare? No, siamo andati a mangiare, gli ha detto il mio legale, e dove? In un capannone. E tu vai a mangiare in un capannone con 30 persone? E guarda caso non conosce nessuno. Dice, conosce Filippone, che lo disse il signor dottor Lombardo, se non manco mi ha detto che mi conosce. Io andavo a 70 km a fare cosa, scusi, non lo so. Quando praticamente poi gli ha detto il dottor Lombardo se mio nipote in scienza si è fatto di drink o dranghetto, ci si è detto di no, e io che venivo a te a fare cosa? E c'è questo qua, chiedo scusa. Quanto concerne il signor giudice e il signor giudice, che ha fatto una dichiarazione e ha detto che io vendevo casalinghe e che a me non mi conosce una, e che poi c'ho un figlio che si chiama Demetrio, io figlio, se me l'ha dato lui non lo so, io ho quattro figli ma non si chiama nessuno Demetrio, e ha detto, ha fatto una dichiarazione, ha detto che ho un paese che si chiama Occhio Mammartina, che io avevo una casetta che facevo l'unione con i palermitani calabresi. Lui ha messo non so che cosa per interrogare, per indagare, e gli hanno detto che non c'è nessuna traccia di Filippone a questo paese. Ma viene qualcuno a dirmi se mi ha visto qualche volta a qualche riunione? Io lavoravo notte e giorno, e nell'estate coltivavo la terra di signor Travia, e nell'inverno raccoglievo gli aranci con gli operai. Pure anche il maresciallo sapeva che lavoro che faccio, che non faccio, che sogno, di strage, una strage. Signor Presidente, io sono innocente e posso giurare sulla tomba di mia moglie. Poi sta a voi, non lo so, io se devo morire in carcere, che voglio? Vi ringrazio e che lo scuso. Allora, mi pare che abbiamo completato, noi ci possiamo ritirare in camera di consiglio. La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, in nome del popolo italiano, prima sezione, all'udienza del 25 marzo 2023, ha deliberato e resa pubblica, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza. Visto l'articolo 605 Codice Procedura Penale, conferma la sentenza emessa in data 24 luglio 2020 dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria nei confronti di Filippone Rocco Santa e Graviano Giuseppe e dagli stessi appellata, condannando gli imputati alle ulteriori spese di giudizio. Visti gli articoli 538 e seguenti, Codice Procedura Penale, condanna gli appellanti alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore delle costituite parti civili liquidate come di seguito specificato, in complessivi euro 6.000 oltre IVA e CPA come per legge in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in complessivi euro 3.000 ciascuno oltre IVA e CPA come per legge in favore del Comune di Rosano e del Comune di Melicucco, in complessivi euro 5.500 oltre IVA e CPA come per legge in favore di Pasqua e Vincenzo, in complessivi euro 5.500 oltre IVA e CPA come per legge in favore di Musicò Bartolomeo, in complessivi euro 6.000 oltre IVA e CPA come per legge in favore di Vicari Teresa e Fabio Maria Antonia, in complessivi euro 5.500 oltre IVA e CPA come per legge in favore di Garofalo Carmelo, in complessivi euro 14.000 oltre IVA e CPA come per legge in favore di Anile Antonia, Fava Ivana e Fava Valerio, Scano Patrizia, Garofalo Guglielmo, classe 1988 e Garofalo Andrea. Decide come da separato provvedimento in ordine alle spese richieste dalla parte civile Garofalo Loredana ammessa al gratuito patrocinio. Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione e sospende per detto periodo i termini di custodia cautelare. Per la cancelleria depositiamo il decreto.
per come l'abbiamo ora indicato, l'udienza è tolta.